Ed eccoci qui, ragazzi e ragazze, pronti, prontissimi per continuare in compagnia del vostro Diablotex sul nuovo Forza Motorsport. Possiamo continuare sul campionato in corso. Io qui ho cambiato la mia tuta pilota, quindi adesso avrò questa tuta pilota qui. Vi ricordo come sempre che se vi farà piacere magari di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay, iscrivervi sul mio canale YouTube. Possiamo dare il via alle ultime due gare del campionato, vediamo un po' in che modo andranno. Ho 700 punti da spendere, quindi qualcosina possiamo migliorare qui nella mia vettura. Vediamo il da farsi, vediamo cosa possiamo inserire che potrebbe darci insomma quella spinta in più per cercare di vincere qualche gara. Allora vediamo. No, allora qui no, non posso mettere nulla purtroppo, e dico purtroppo perché al momento non posso realmente mettere nulla, quindi no, vabbè, lasciamo i cerchi così al momento. Allora cambio, ecco il cambio, qualcosina possiamo inserire, vediamo un po' qui. Ok, qui aumenta bene il differenziale, no, assolutamente no. E niente ragazzi, possiamo chiudere direttamente così e avviare la prossima gara. Il vostro Diablotex qui presente vi augura una buona visione. Suzuka ragazzi, siamo su Suzuka, vediamo un po'. Ovviamente questo campionato si concluderà a livello di difficoltà 4, perché giustamente la mia macchina non vedo grandi prestazioni per andare su un aumento di livello, insomma, quindi ecco, qui c'è qualche scattino, non so perché, ma va bene. L'importante è che non succede nulla del genere in gara, quindi va benissimo. Comunque, vai, possiamo andare, divertiamoci insieme. Iniziamo a vedere un po', farò questi 2/3 giri di per conoscere il circuito con questa, vabbè, ok, 2 giri. Il circuito lo conosco ragazzi, ecco. Il circuito lo conosco, vabbè, ma se mi fa partire subito lì che non faccio neanche in tempo a frenare, vabbè, lasciamo stare. Comunque il circuito lo conosciamo un po' tutti e cercherò di prendere confidenza con la mia vettura su Suzuka, quindi cercheremo di capire e di vedere se tutto può andare per il meglio oppure no. Chi lo sa ragazzi, io qui nel momento rallento perché giustamente magari nel secondo giro possiamo cercare di spingere un po' di più, ma devo vedere adesso in questo primo giro in che modo la mia vettura si pone su questa pista, quindi ecco, si pone veramente male per partire, veramente si pone di un male che più male non si può, ma va bene, accettiamo anche questo, l'importante è quello che conterà è in gara, quindi però non è che qui dobbiamo, anche qui dobbiamo cercare di fare abbastanza bene, diciamo, no? Comunque staremo a vedere. Quindi il circuito saranno 4-5 giri durante la gara, non so, qui la fase di prove ne sono 2, poi vedremo. 2 minuti e 28 per il giro record, che sinceramente non ho buone prospettive al riguardo, vi dico la verità. Vi dico la verità che non ho buone prospettive purtroppo, ma va bene comunque. Non è un problema, non è un problema assolutamente. Non è un problema, ragazzi. Cercherò di far del mio meglio per quello che posso fare, per quello che mi concede questa vettura. Poi è normale che devo metterci anche del mio, ma allora cosa facciamo qui? Anche perché vi ricordo che nel campionato sono primo a pari punti, quindi in queste due gare ci giocheremo la coppa oro, argento, di bronzo, quindi dobbiamo un po' cercare di gestire bene la situazione. Devo cercare di gestire molto bene la situazione, sicuramente nel miglior dei modi per quello che saranno le mie abilità in questo circuito. Staremo comunque a vedere. Ecco, qui bisogna rallentare, che questa curva ragazzi è malefica, ecco, ve l'ho detto chiaro, questa curva è malefica, quindi
nel vero senso della parola. Voi magari ridete, scherzate, ma non è così, è come dico io, quindi vediamo un po'. No, qui devo rallentare adesso, sì. L'ho detto, no, altrimenti andavo lungo, ragazzi, non me ne volete, non me ne volete veramente. Comunque vi posso già dire che qui partirò decimo, Anche qui ero indeciso tra ottava posizione e decimo, la butto sulla decima posizione e basta. Vado in questo modo, quindi va bene così, insomma. Me la voglio gestire in questo modo. Me la voglio gestire in questo modo, sì. Allora, come circuito Suzuka mi piace molto, È una pista che veramente amo giocare, come il Mugello. Vabbè, il Mugello lì è la storia proprio di un grande amore, quindi... Però anche Suzuka la amo, sì. Come circuito amo anche Suzuka. È normale, ragazzi, che il Mugello è al primo posto. Per quanto riguarda... Io parlo per me, ragazzi, per me il Mugello è veramente al primo posto. Non si mette in discussione, ecco. Non si mette proprio in discussione la cosa qui, quindi... Cos'è qui? Ah, livello 19 della mia vettura. Buono! Mi garba, ragazzi, mi garba molto. Direi. Allora, qui la cosa buona, sapete qual è, ragazzi? Che facendo anche questi giri di prova, non chiamiamole qualifiche perché non sono vere qualifiche, ha quella sensazione, dal mio punto di vista, ed è così, che non c'è una perdita di tempo, perché comunque la vettura sale di livello anche facendo qui questi giri di prova, quindi del circuito, quindi... Non capisco tutte queste lamentele e così via sulla questione. Comunque, ecco, dai, forse qui comunque sono andato molto meglio, ragazzi. Devo dire che forse sono andato molto molto meglio. Che dite? Dite che sarà così? Ma vediamo. 24. No, bel giro veloce. Manca un tantino di potenziamento la mia vettura e poi magari possiamo anche riparlare di questa cosa. Comunque, ora daremo il via alla gara. Come ho detto in precedenza, partirò in decima posizione. Non vi aspettate che andrò oltre, insomma, ecco, magari ottavo e dodicesimo, decima posizione va bene, anche perché non sono neanche... Vi faccio vedere che il livello è rimasto 4. Vai, si va alla gara. Decimo, via. Anche nella prossima gara partirò decimo. Questo campionato si parte decimo, ragazzi. Lo mettiamo fisso in questo modo e va bene. Vediamo se qui riuscirò a spingere quel tantino in più che serve. Vediamo, cercherò di spingere qui, ragazzi. Speriamo. Cercherò di spingere alla grande qui, Ci proverò. Devo mettere qualche punto in più qui a Suzuka, Vorrei arrivare primo, non ve lo nascondo, vorrei arrivare in prima posizione perché devo... Vorrei vincere il campionato, se permettete, quindi... Proviamoci, sono quattro giri... Quattro giri di follia saranno, Saranno quattro giri folli, ve lo dico. Ve lo metto già in chiaro adesso, Ve lo metto già in chiaro adesso, ragazzi, senza... Ecco qui. E si parte veramente male. Veramente male. Mi vengono... Mi danno anche le botte addosso qui. Vabbè, allora. No, ragazzi, io qui metto il rewind perché non va bene che la vettura mi si mette lì. E non va bene. A tutto c'è un limite. Scusatemi. Ecco, magari questo posso accettarlo, ma che mi si butta addosso, no. Non esiste. Non esiste, ragazzi. Maremma qui. Ok, ho già ben capito che... il primo posto possiamo dimenticarlo, Io credo proprio il podio possiamo dimenticare, ma però...
va bene così ugualmente. Va bene così ugualmente. Il campionato non arriveremo primi perché siamo a un pari punti con l'altro pilota, quindi comunque staremo a vedere, ragazzi. Io cercherò di impegnarmi fino alla fine. Scusatemi se lì ho utilizzato il rewind, ma se sbaglio io, ok, ma se la macchina mi si butta addosso non va bene. A tutto c'è un limite, ragazzi, di sopportazione. Allora vediamo un po'. Comunque la mia vettura su Suzuka non va malissimo, solo a volte in qualche frenata non imposta molto bene, però per il resto vabbè. Vediamo un po' come andranno le cose qui. La vedo un po' complessa la situazione, comunque. La vedo un po' complessa, abbastanza complessa, se devo essere sincero, Ma va più che bene così, non è un problema, non è un problema assolutamente. La posizione che verrà ci prenderemo, non è un problema. Farò quello che riuscirò a fare, ragazzi, che dobbiamo fare. Non è che possiamo pretendere di più, Dove si arriva ci prenderemo i punti che ci spettano. A secondo della mia abilità di guida, spero solo di non fare errori, per il resto va bene così. Comunque vai, il quarto posto oramai è mio, si può dire. Il quarto posto è mio, ragazzi, Vediamo un attimino qui. Ok, molto molto bene. Che bello, che bello, che bello. Bello, Diciamo di sì, dai. Ecco, qui ho sbagliato di nuovo. Comunque il mucchio selvaggio l'abbiamo lì avanti, quindi non è che mi stanno distanziando al momento più... Maremma, ma cosa ha fatto la mia vettura? Cosa gli è preso qui? Cosa gli prende? Io non lo so a volte cosa gli prende, ragazzi. No, qui devo stare attento a non tagliare perché la penalità è dietro l'angolo, quindi stiamo attenti. No, devo stare molto attento. Vediamo un po' qui, andiamo. Molto molto bene, sì, bello. Mi piace molto, sì, sono sincero. Mi garba molto, ok? Mi garba molto la questione, quindi... Ragazzi, non riesco a recuperare il terzo posto, Non c'è verso. Al momento non c'è verso. E sinceramente io qui devo stare attento con le mie folli accelerazioni, perché un attimo poi andare fuori pista e fare il casino, non è che... Vediamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Ullala, qui devo rallentare subito, Devo rallentare adesso, ragazzi. Purtroppo sì. Anzi, forse... Stavo per dire ho fatto meglio di prima, ma non sembra, Non mi sembra. Purtroppo non mi sembra, comunque. Comunque, ragazzi, in due giri forse posso fare qualcosina, Il terzo posto forse lo posso prendere. Forse, non sono certo, ma inizio a crederci. Inizio a crederci. Ora non mi devo avventare in manovre pazze, perché non è il caso. Non è il caso, Ma il terzo posto lo posso prendere. Però se faccio questi errori non se ne parla. Tutto il tempo che guadagno poi lo perdo, non ha senso. Non ha senso, vabbè, comunque. Non ha senso, ragazzi. Dal mio punto di vista, poi vedremo.
a chi darà ragione. Andiamo qui. Ok. Ecco, questo colpo di sole qui in faccia non ci voleva perché mi distrae. Mi distrae abbastanza, vabbè. È tosta, ragazzi, è tosta. È tosta anche riprendere il terzo posto qui. Ma sempre per quei minimi errori che ho fatto io, comunque. Non perché il terzo posto va... corre molto più di me, diciamo, ecco. E che sono quegli errori marginali che comunque poi in gara si pagano. Vai, livello auto 21, mi piace. Mi piace molto, mi garba, eh. Beh, direi di sì, eh. Direi proprio di sì. Purtroppo stiamo per arrivare, stiamo per entrare all'ultimo giro e non ci siamo. Non sto andando male, però non ci siamo con il tempo. Vediamo. Qui ragazzi ho spinto un po' di più, ho frenato un po' più in ritardo, diciamo, per cercare di recuperare quel tantino che forse bastava. Ok? Per cercare di recuperare quel tantino che forse bastava, ma non è così. Non è così, purtroppo. Lo so che è l'ultimo giro, non dirmelo ogni volta. Ti ringrazio per l'avviso, ma non è il caso di mettermi agitazioni più di quello che ho già addosso per fatti miei, perché qui tanto la terza posizione la vedo veramente col binocolo, perché vedete, sono questi errori che... vabbè, è andata, è andata, ragazzi, è finita. Terzo posto me lo sono giocato io, ma vabbè, mi sono giocato il terzo posto, purtroppo. Vabbè, comunque in campionato credo che nei primi tre arriviamo, eh. La coppa di bronzo la prenderò sicuramente, quindi, o argento, quindi non è un problema. Spero. Spero di non sbagliare, quindi, che mi sono fatto bene i miei conti. Vediamo un po'. Ok. Bene. Bene, molto molto bene. Molto molto bene, sì sì. Mi accontento di mantenere stretto il mio quarto posto, ragazzi, che è veramente anche tanto, e quindi mi accontento. Magari con un'altra vettura, se avrei avuto più crediti, avrei fatto qualcosina meglio, ma non è un problema, dai, poi nei prossimi campionati arriverò con più crediti e quindi ci divertiremo. Ci divertiremo. Ma già dal prossimo campionato, ragazzi, ve lo posso garantire, quindi andiamo. Andiamo così, benissimo, benissimo. Vabbè, ragazzi, dai, quarto posto, va bene, va bene. Va bene. Via, ci siamo, quarta posizione. Vediamo un po'. Eh no, in classifica no. Sono secondo in classifica, vabbè. Va bene così, ma dai prossimi campionati il discorso cambierà di molto, eh. Ve lo posso garantire che cambierà di molto. Livello pilota 23, bene. Qualche componente sbloccato, giustamente, che io adesso andrò a montare subito nella mia vettura. Abbiamo 1000 passapunti, quindi direi che ce la possiamo gestire molto bene adesso, eh.
Ok. No. Ah, no. Ai ai ai. Non posso. Non posso, ragazzi, vedete? Vado troppo sotto di punti. Eh no. Eh no. Purtroppo no lì. Purtroppo lì no, non ci siamo. Ecco, qui siamo precisi, eh. Ok, ultima gara, ragazzi. Ovviamente si parte con i giri di prova e poi ci sarà la gara, quindi comunque l'importante è chiudere nei primi tre posti per quanto riguarda il campionato, la classifica del campionato principale, diciamo. Allora, che circuito è questo? Vediamo un po'. Vediamo. Iniziamo le prove, ragazzi. Iniziamo le prove. Vediamo un attimino. Anche qui in gara partirò in decima posizione, già ve lo dico, eh. Vi avviso che partirò in decima posizione, ho già ben che deciso, quindi va bene così. La mia decisione è questa. Ha due giri per 2 minuti e 48 di gara. È quindi un bel circuito impegnativo, insomma. Un circuito molto impegnativo che abbiamo fatto già altre volte. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Benissimo, ragazzi. Benissimo, insomma. Ok, magari qui avrei dovuto rallentare un po' prima, ma non fa nulla. Il circuito lo conosco, ma è che a volte ho dei problemini ad affrontarlo, ma va bene, non è un problema. Non è un problema. Stai calma, Ferrarina, stai calma, eh. Stai veramente calma, che non va bene come stai facendo. Non va bene affatto. Non va bene affatto. Ok. Bene. Bene, 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 via. Bene fino ad un certo punto, eh. Fino ad un certo punto, poi dopodiché, insomma. No, questa vettura in certi punti non va bene. In certi punti veramente non va bene, ragazzi, assolutamente. Comunque. Siamo forse... sì, manca un minutino per concludere qui il primo giro. Poi vedremo in gara in che modo mi comporterò, insomma. Non sarà semplice, non sarà semplice, no, ve lo dico. Non sarà una gara semplice, ragazzi. No, assolutamente no. Purtroppo non sarà una gara semplice. No. Purtroppo sarà così, vabbè, fa nulla. Dove siamo? Ok. Ok, siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda il primo giro di queste prove, che sinceramente non è andato benissimo il primo giro, eh no, il primo giro non è andato male, però neanche bene bene, quindi guardate il tempo che ho perso. Guardate voi il tempo che ho perso, purtroppo. Ok. Ecco, qui avrei dovuto frenare prima, ma vabbè. Spero di non rifare questi errori in gara, perché li pagherei veramente molto. Si pagano questi errori in gara poi, ragazzi, e si pagano tanto. Andiamo.
Ok. In certi circuiti va molto bene questa macchina, mentre in certi circuiti lascia un po' a desiderare. Eh sì, lascia abbastanza a desiderare, diciamo. Rallenta, rallenta, non andare oltre. Ho detto rallenta, non andare oltre, quindi... Non devi andare oltre. Ah, ancora la vettura di Batman abbiamo qui, eh. La Batmobile, quindi. Un po' diversa, ma comunque fa il suo effetto, eh. Ma comunque fa il suo effetto, ragazzi, quindi... Andiamo. Andiamo. Bene così, molto molto bene. Va molto bene. Va molto molto bene, sì. Allora, cerchiamo di vedere e capire qui. Benissimo, benissimo, eh beh, benissimo, insomma. Benissimo, insomma, in gara devo far benissimo qui. Possiamo anche accettare che ho fatto qualche errore. Diciamo che me lo posso perdonare, poi vediamo in gara. Vai, fine delle prove e si va subito in gara senza perdere tempo, ragazzi, eh. Senza perdere tempo, perché qui chi si ferma è perduto e non va bene. Andiamo, 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 che sono veramente... Sono pimpante, ho voglia di giocare in grande stile, su. Ah, anche di notte qui si inizia. Vai, decimo. Partirò in decima posizione anche qui. Chiuderemo questo campionato e siamo tutti più contenti. Poi nel prossimo gameplay arriverà il prossimo campionato. Ragazzi, io ve l'ho detto, i campionati li porterò tutti sul mio canale. Sarà una serie molto lunga, bene. Va benissimo, allora vediamo un po'. Bene, 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 così via. Pronti per partire, dai che sono carico. Sono carico. Guardate che rosso fiammante, ragazzi. Guardate che colore della mia vettura. Un rosso fuoco, diciamo. Ok, 4 giri previsti. Previsti, quindi. Senza problemi. No, no, rallenta subito. Qui abbiamo subito la curva micidiale. Subito. La curva micidiale veramente immediata qui. È tosta qui, ragazzi. Qui sarà tosta la questione. Qui la questione sarà veramente tosta, sì. Vediamo un po'. Al buio così, ragazzi, è molto più difficile, sì. Già è un circuito che mi dà un po' di problemi a volte. Dipende dalla vettura che guido, però, insomma. Dipende dalla vettura che guido. Eh sì. È così, eh beh. Bene, insomma. Ho beccato la maremma, la penalità pure.
Ho beccato la penalità, ragazzi, vabbè. Teniamoci anche la penalità. Vai, ora vattene, vai. Vai, Ciccio, spostati. Questa volta spostati proprio. Spostati proprio. Fatti da parte. Vediamo se almeno riuscirò a mantenere il terzo posto. Se riuscirò a distanziare il mio avversario con la penalità, magari almeno il tempo di penalità do il distacco, è come se non l'ho beccata, ecco. Che poi dove l'ho presa non l'ho ben capito, ma va bene. No, sicuramente c'era la penalità, ragazzi, non è che sto dicendo che la penalità non c'era, eh. Non si vede nulla, non si vede nulla. Di notte è un bordello, vabbè. E non si vede nulla, che dobbiamo fare? E devo rallentare per forza, ragazzi. Non si vede il nulla cosmico. Però così al buio non va bene, no, dai. Mettete qualche luce in più in pista, eh. Qualche lucettina in più. Vabbè, dai, cercherò di giocarmela per il terzo posto qui. Di più non posso fare, ragazzi, mettetevelo bene in testa. Di più non posso fare. Eh no, di più non posso. Cos'è questo? Ah, ho completato un giro, va bene. Gli obiettivi ben vengano, ragazzi, sono punti, eh. Ben vengano gli obiettivi. Benissimo. Bene così, molto molto bene. No, devo stare attento perché a tratti c'è poca luce, ragazzi, quindi già il circuito mi dà un po' di problemi. Quindi se facciamo anche che manca anche la luce, comunque la bolletta l'ho pagata, quindi magari tutta questa corrente che togliete non è neanche giusto farlo, visto che la bolletta l'ho pagata e mancano dei lampioni in certi punti, ok? La mettiamo sul ridere, che forse è meglio, eh. Mettiamola sul ridere, ragazzi, che è molto meglio. Ecco qui. È fuori pista, ma va. Ah, penalità un secondo e nove. Bene, ragazzi, è finita. È finita. Anche il terzo posto è andato, eh. È andato male, vabbè. Ringrazia la penalità, Ciccio. Se non era per la penalità era tutta un'altra storia, ma va bene. Ci prendiamo anche questa, non è un problema. Voglio capire dove che le becco. Voglio veramente capire dove che le becco, eh. Vediamo un po'. Dai, su però, dai. Non va bene. Non va bene. Non va bene, assolutamente. Cioè qui non si vede nulla, ragazzi. Voi mi dite come faccio a correre se non si vede nulla? Ditemelo. No, ditemelo voi, poi. Guarda che ti butto fuori. Che già che ho beccato la penalità mi sta dando fastidio questa cosa. Ah, non ha tagliato lui? Non ha tagliato lui, ragazzi? Ha tagliato? Secondo me sì. Secondo me ha tagliato il circuito. O le penalità vengono date solo a me, non ho ben capito. Non ho ben capito, lo scopriremo a fine gara questo, eh. Lo scopriremo a fine gara, vai, livello auto 25. Ok. Forse è la prima auto che arriva al livello 25 perché sblocca l'obiettivo, quindi la prima auto che porto al livello 25. Forse. Non credo di aver portato vettura al livello 25 per adesso, eh.
Sinceramente non credo. Allora, vediamo un po' qui, fermi. Facciamo tutto per bene, perché io non ho capito dove ho beccato le penalità. Sono sincero, sono sincero. No, rallenterò un po' di più, ma voglio capire dove è successo tutto quel casino. Voglio capire solo quello. In qualche posto è successo, però vabbè. Può iniziare a fare giorno? Magari? Vediamo un po'. Bene, bene, bene. Purtroppo, ragazzi, per la penalità non sarò sul podio. Vabbè. Per la penalità, non per altro. Che poi, ripeto, voglio ben capire dove l'ho beccata. Vorrei ben capire quella cosa, ma vabbè. Ma vabbè. Ma vabbè. Ecco qui. Ci mancava anche questa, eh. Anche questa ci mancava. Giustamente ci mancava anche quella. E beh. Andiamo un po' qui. Penultimo giro. Poi abbiamo, secondo me l'ho beccata qui la penalità. Non lo so. Vabbè, dove l'ho beccata, beccata, ragazzi. Il problema resta, quindi, purtroppo. E dico purtroppo, via, rallenta. Rallenta, Ciccio. Rallenta. Ok, ok. Io mi accontenterei di arrivare terzo, eh. Magari do il distacco con il tempo qui. Fermo, no, non fare stronzate, che ne abbiamo fatte troppe già, eh. Per i miei gusti ne abbiamo fatte già troppe, quindi. Quasi 2 secondi di penalità, ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando. Vai. Vai. Maremma, ragazzi. Comunque una gara molto molto bella, comunque. Nonostante ho beccato la penalità, io sinceramente so di aver fatto il mio. Con questa vettura, almeno io personalmente, non sono riuscito a fare di più, purtroppo. Però, diciamo, però, a livello 26 si va oltre, si va oltre, va bene. Sempre meglio andare oltre, sempre meglio, sempre molto meglio, sì. Ok. Ok, bene, bene, bene. Ai, ai, ai. Ecco qui. È finita la pacchia, eh. Lì avrei potuto allungare un po' di più. E invece ho dovuto far danno anche lì, vabbè. Però vediamo se ne allungo qui, riesco ad andarmene un po', eh. Vediamo se qui in allungo riesco a gestire, insomma. Non riesco a gestire nulla. Meglio riderci su, ragazzi. Meglio ridere, sì, sì. Datemi retta. È meglio ridere su in queste, in queste situazioni. Meglio riderci su, ragazzi. Garantito, parola del vostro Diablotex. Parola del vostro super Diablotex. Meglio riderci su che meglio. Ecco qui. No, no, vabbè.
Sono quarto, ragazzi. Se non fu... infatti... No, sono quinto addirittura. Sì, con la penalità, giustamente. È solo l'inizio. Va bene. Va bene. È andata, eh. È andata male, molto male. Molto, molto male. Purtroppo. Livello pilota 24, che bello. Ok, torneo. Ok, ho sbloccato comunque la Coppa Argento. Ok, bene. La prima vettura in regalo. Non ho mai avuto una macchina in regalo per adesso. Ma che bello. No, allora ragazzi, qui chiuderemo un altro episodio per quanto riguarda Forza Motorsport, il nuovo Forza Motorsport su Xbox Series X. Il vostro Diablotex qui presente. Io, ragazzi, vi ringrazio veramente di cuore a tutti. Vi do appuntamento con i prossimi episodi. Vi ricordo, come sempre, se vi farà piacere magari di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay, iscrivervi sul mio canale YouTube. Quindi nel prossimo episodio andremo su questo campionato che vedete qui. Qui una gara sola, quindi non so quanti giri saranno. Vabbè, questo lo scopriremo nel prossimo episodio. Grazie di cuore a tutti e, come sempre, un abbraccio da parte del vostro Diablotex. Ciao a tutti e alla prossima.